E poi penso che la squadra abbia meritato di far gol, sicuramente. Le dinamiche della partita non ci hanno permesso di tornare in pareggio, quindi è chiaro che dopo già siamo una squadra cui piace cercare di imporre un po' il gioco, quindi è chiaro che se sbagliamo tecnicamente gli altri ci possono trovare un po' aperti. Però oggi penso che abbiamo creato comunque 6-7 occasioni veramente limpide, non sfruttandoli non caratterizza i risultati, su quella ci si costruisce spesso la partita. Dopo che ha trovato il gol, il Cagliari ha avuto un paio di palle, soprattutto su disattenzioni nostre, e poi penso che la squadra abbia svolto comunque un'ottima partita, pur partendo dal presupposto che insomma non possiamo essere contenti di una sconfitta. Però abbiamo giocato con tanti ragazzi che sicuramente stanno migliorando e sicuramente noi ci to potremmo togliere delle soddisfazioni fino alla fine, a patto che insomma dobbiamo limare qualche errore che sicuramente stiamo facendo, come quello di concedere qualche ripartenza di troppo e quindi non sbagliare in posizioni importanti di campo passaggi banali. Però è chiaro che oggi il risultato è caratterizzato soprattutto dal fatto che non siamo riusciti a concretizzare dal primo al secondo tempo veramente occasioni molto molto importanti. Mister, cos'è successo sul primo gol, sul calcio d'angolo in cui vi siete persi il... Avevamo visto che loro venivano in 10, allora avevamo pensato di lasciarne due alti e di cercare di loro di portarli in tre a non saltare, visto che loro sfruttano molto bene le palle inattive. Tutto questo non è successo, loro sono venuti inizialmente, poi si sono dati dentro l'area, quindi si è creata una netta superiorità. Siamo stati subito veloci a intuire tutto questo e loro hanno sfruttato subito la palla inattiva, quindi è una cosa che avevamo deciso prima. Mister, mi scusi, volevo chiederle, nonostante ogni partita sia sui generis, volevo chiederle se trova delle somiglianze tra la sconfitta con l'Atalanta e la sconfitta rimediata oggi. Beh, con l'Atalanta abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo giocato forse con la squadra più forte del campionato, dove comunque per età, per fisicità hanno dimostrato veramente di essere bravi e quindi hanno capitalizzato tutti i nostri piccoli errori. Oggi il Cagliari secondo me è andato via con 3 punti, forse non del tutto meritato, perché comunque oggi loro hanno portato via 3 punti, ma hanno subito 6-7 gol, 6-7 palle gol molto, molto importanti e non siamo stati bravi mai a sfruttarlo, quindi Cagliari va via con 3 punti, ma noi anche e soprattutto per tanto demerito nostro, perché penso che tante volte la palla l'abbiamo tenuta noi, abbiamo creato anche diverse occasioni, come ci stiamo dicendo dall'inizio, quindi penso che Cagliari abbia ottenuto un po' di più di quello che ha fatto vedere il campo. Alcune scelte, mister, probabilmente dettate anche dall'impegno in fase settimanale di Youth League. Il primo impegno contro l'Atletico Madrid molto molto positivo, adesso vi aspetta un'altra partita molto molto ostica in campo europeo. Sì, mi sono dato come obiettivo di cercare di portare avanti un po' tutti i ragazzi. Io alleno le risorse della Juventus e quindi stiamo anche dentro un campionato, ma nello stesso tempo alleniamo ragazzi che devono essere delle risorse per la Juventus. Io penso che giochiamo spessissimo e quindi perché non dare grandi possibilità un po' a tutti? Cercherò di far questo. E dovremmo essere capaci tutti a ottenere, a far bene, a crescere e ottenere risultati. Ritengo sicuramente che è evidente che in ogni squadra c'è qualcuno che ha più prospettive e qualcuno meno, però il mio compito è quello di portarli avanti. Io oggi penso che i ragazzi, tanti 2002 che fino all'anno scorso facevano i 2017, abbiano disputato un'ottima partita e che sia un percorso di crescita da loro normale. Peccato che lo stiamo pagando con una sconfitta e quindi tutti non siamo contenti, però penso che sia la strada giusta per far crescere la squadra e di conseguenza i singoli e di conseguenza le risorse della Juventus. Mister, quali sono state le difficoltà nel preparare questa partita dopo la sconfitta con l'Atalanta? E poi le chiedo come arriva la Juventus all'impegno di Youth League dopo la seconda sconfitta consecutiva? Beh, no, beh, dopo una sconfitta i ragazzi, è il bello e il brutto dei ragazzi. I ragazzi archiviano immediatamente sia una vittoria che una sconfitta, quindi dico a volte anche malamente, nel senso che ogni tanto qualche ferita di qualche sconfitta pesante andrebbe portata avanti anche durante la settimana per poter poi reagire alla partita. Sono ragazzi molto giovani, hanno poco trascorso alle spalle, quindi non vivono in maniera particolare la vittoria e la sconfitta.